Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi tutti i libri giapponesi della mia libreria. Ho pensato infatti di aggiornare il bookshelf tour che feci ormai, penso, 2 anni fa, però in maniera un po' più leggera, suddividendo la libreria per temi o generi. Io infatti ho suddiviso la mia libreria per genere slash tema, ho degli scaffali tutti dedicati ad esempio alla letteratura giapponese, altri ai fantasy, altri ancora ai fumetti, gialli, thriller, letteratura ungherese e così via. Oggi ho deciso di partire con i libri dedicati al Giappone. Sono sia libri scritti da autori giapponesi che libri di autori magari italiani o di altri paesi dedicati al Giappone. C'è sia della narrativa che dei manuali o libri illustrati. Sono abbastanza, devo dire, perché sono piuttosto incuriosita da questo paese, quindi mi piace un po' scoprirlo attraverso la letteratura fiction, ma non solo. Iniziamo subito quindi. Ah, prima, se ancora non siete iscritti al canale potete farlo, il bottoncino è qua sotto e in descrizione trovate tutti i miei vari link e codici da affiliata attraverso cui potete acquistare quello che più volete, una percentuale va a sostenermi, e trovate anche la pagina Ko-fi attraverso cui potete offrirmi una simbolica tazza di caffè latte ghiacciato, quello che mi farò io dopo questo video. Grazie davvero di cuore a tutti quanti. Piccola panoramica generale, gli scaffali che ho dedicato al Giappone sono questo qui. E poi c'è un angolino qua, oltre a una parte di libreria, in realtà è un mobiletto in corridoio. Direi di partire con questa bella colonna, come noterete la mia libreria è un po' Tetris, ho dovuto un po' arrangiarmi per farci star tutto. E qui in cima troviamo uno degli ultimissimi acquisti che ho fatto, ovvero lo squalificato di Osamu Dazai che ho recuperato con la promozione di Feltrinelli. Finché il caffè è caldo è un libro piuttosto conosciuto, che ha diviso abbastanza il pubblico, c'è chi l'ha amato e chi non l'ha apprezzato particolarmente, a me è piaciuto e ha fatto versare veramente tantissime lacrime. Ho letto poi il secondo però in prestito digitale, quindi non ho la copia, e il terzo invece lo devo ancora leggere, è il primo caffè della giornata. È una serie di libri ambientati in una caffetteria particolare in Giappone dove è possibile viaggiare nel tempo e sono tutti racconti che si concentrano su delle persone che riguardano la quotidianità, la vita di tutti i giorni, spesso anche la malattia, il rimpianto e così via. Come vibe dovrebbe essere molto molto simile, A volte basta un gatto, che devo invece ancora leggere. Il ristorante dell'amore ritrovato di Togawa non mi ha fatto impazzire, però è una lettura carina se state cercando qualcosa con al centro la cucina. Se cercate un libro commovente invece sul lutto, Gridare amore dal centro del mondo fa per voi. E sempre abbastanza commovente anche Le ricette della signora Tokue, nonostante parti in maniera molto soft e leggera. Anche questa è una lettura concentrata sulla quotidianità. Quando cadrà la pioggia tornerò è uno dei primissimi libri che ho recensito qua sul canale. È la storia di un rapporto particolare fra padre e figlio. Entrambi hanno perso da poco la moglie slash madre e devono un po' arrangiarsi da soli. Dello stesso autore avevo recuperato anche Sono tornata amore, ma lo devo ancora leggere. Passiamo ora direi a Murakami. Non ho letto tutti i libri che vedete qua e ho un po' di pareri forse discordanti, forse un po' unpopular. Non è il mio autore giapponese preferito. Non penso che siamo molto affini. Non mi era dispiaciuto Tutti i figli di Dio danzano, è una raccolta molto breve, potrebbe essere un buon primo approccio all'autore, mentre come romanzo io di suo consiglierei L'incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio. Ecco, questo è un libro che mi è piaciuto molto, nonostante il finale non mi abbia soddisfatta per niente, perché è una lettura che parla in maniera molto molto profonda di amicizia ed è una storia in cui mi sono rivista tanto. L'assassinio del commendatore lo devo ancora leggere, questo è il mattoncino che avevo recuperato con la collana dedicata alla letteratura giapponese con il Corriere della Sera. Questo è il libro che tutti consigliano di leggere di Murakami, mi è piaciuto ma non mi ha fatto impazzire. L'arte di correre lo devo ancora leggere, così come Kafka sulla spiaggia che in realtà avevo iniziato col mio gruppo di lettura ma poi avevo abbandonato. Mentre quest'altra raccolta di racconti non mi è dispiaciuta. La strana biblioteca è il primo, se non sbaglio, di Murakami che ho acquistato, perché questo racconto è illustrato da Lorenzo Ceccotti e ormai sapete, a me piace molto come artista, quindi l'ho voluto recuperare principalmente per questo.
Proseguendo abbiamo Il gatto venuto dal cielo, recuperato perché il gatto protagonista si chiama Chibi come la mia gatta, carino, ma anche questa non è una lettura che fa impazzire, sicuramente interessante se volete approcciarvi alla letteratura giapponese. Autrice non giapponese, ma che però ambienta le sue storie in Giappone, Laura Imai Messina, di cui ho Quel che affidiamo al vento. Tra l'altro questo è uno dei pochi incontri a cui ho partecipato prima del lockdown, e lo dovrò ancora leggere, è stato un incontro molto interessante. Di suo anche Tokyo tutto l'anno, che leggo un po' alla volta, è suddiviso infatti per mesi, e devo leggere anche Le vite nascoste dei colori. La cartella del professore lo abbiamo letto insieme per il gruppo di lettura, anche questo carino, devo dire. Non sono rimasta pienamente soddisfatta invece da Ogni giorno è un buongiorno, mi aspettavo qualcosa di più profondo, però è interessante se state cercando una lettura che non sia di finzione, perché l'autrice parla della sua esperienza personale, in particolare il suo rapporto con la cerimonia del tè. Questi invece ve li consiglio sempre, Kawamura Genki con Non dimenticare i fiori e Se i gatti scomparissero dal mondo, perfetti se volete approcciarvi alla letteratura contemporanea giapponese. Secondo me sono due letture un po', non dico sul senso della vita, però sulla quotidianità e le cose importanti, ecco. Di Kawabata ho Mille gru e Il disegno del piviere, che in realtà devo ancora leggere, in queste edizioni molto belle che avevo recuperato da libraccio quando ancora stavo a Ferrara. Ho poi anche Denti di leone, che è in realtà un racconto incompiuto, però non mi stava dispiacendo per niente, e Mille gru ce l'ho anche in questa edizione qua. Mi era piaciuto come libro, devo dire, però Kawabata mi lascia sempre un po' perplessa. Anche Il paese delle nevi non mi era dispiaciuto, ho letto anche questo con il gruppo di lettura, però non il mio libro preferito, ecco. Qua abbiamo un po' di libri di letteratura giapponese editi da Edizioni O, come ad esempio Seni Uova, che avevo iniziato ma non ho ancora terminato. La mole mi spaventa tanto, tra l'altro ho anche il segnalibro qua, uno dei segnalibri più belli che mi abbiano regalato, veramente molto molto carino. Mentre della stessa autrice ho letto Heaven, e questo mi è piaciuto veramente tanto. È una bellissima storia di amicizia e bullismo, è abbastanza crudo ma vale la pena leggerlo. Red Girls invece lo devo ancora leggere, dovrebbe trattarsi di una storia familiare di diverse generazioni. Viaggio nella Terra dei Morti raccoglie due racconti, uno mi è piaciuto molto, l'altro invece non mi è piaciuto, quindi così. Piccolo fun fact sul giovane robot: questo è stato il primo libro che mi ha mandato Edizioni O in collaborazione grazie al mio progetto online Chibi's The Way, e quando ricevetti l'email per questa collaborazione io ero sotto un ombrellone nel giardino della nostra casa in vacanza a Cefalonia. Ed era un periodo molto particolare perché era morto da poco mio nonno, e nei giorni in cui ero a Cefalonia era morto il mio gatto. Quindi è stata una delle vacanze per me più belle, quelle di Cefalonia, però è stato un periodo anche abbastanza difficile e duro da superare. E quindi io tutte le volte che penso a questo libro ricollego anche il periodo in cui l'ho letto e tutto quello che è successo, insomma. È un libro molto molto carino e mi sembrava di leggere sotto forma di romanzo uno shoujo manga, per dirvi. Bando alle ciance, continuiamo con Murata Sayaka, di cui ho letto sia I terrestri che La ragazza del convenience store, e tutti e due mi sono piaciuti. Devo dire che è sorprendente questa autrice, questo è molto crudo. Non lasciatemi ingannare dalla copertina molto carina, tutti e due però trattano principalmente del tema della normalità, che cosa significa essere veramente normali. Non un'autrice giapponese, ma il libro è ambientato, se non interamente, almeno in parte in Giappone. Racconto di una luna invece lo devo ancora leggere, così come Viaggio nel Giappone sconosciuto. Abbandonato sulle strade di agosto è uno dei libri che consiglio sempre se state cercando una lettura breve, Giappone o non Giappone. È una bellissima storia che parla della difficoltà di comunicare, in questo caso preciso all'interno di una coppia, ma secondo me si sposa bene in generale un po' anche con la generazione d'oggi e l'incomunicabilità che c'è molto spesso fra le persone. Storia del negozio di bambole, anche questa è una raccolta di storie ambientate appunto in questo particolare negozio,
sito molto interessante. Di fiabe di letto ho sentito parlare super bene e non vedo l'ora di approcciarmi anche io a questo tipo di letteratura in cui si parla un po' di intrighi, tradimenti, eccetera. Questa è la parte un po' più incasinata della mia libreria, quindi perdonatemi. Partiamo subito con L'ultima estate di Hiroshima, questo lo devo ancora leggere. Mentre Iro Iro di Giorgio Mitrano mi è piaciuto tanto ed è un libro che consiglio a chi sta cercando una lettura, diciamo, introduttiva alla cultura, almeno pop, giapponese, chi è incuriosito magari da alcune tradizioni e vorrebbe scoprire qualcosa di più. È una sorta di saggio slash diario di impressioni dell'autore, che tra l'altro ha tradotto diversi libri di Banana Yoshimoto, ma anche Murakami se non sbaglio, e ha un rapporto molto speciale col Giappone, quindi è molto interessante. Come lettura non è per niente pesante, nonostante sia una sorta di saggio. Ombre giapponesi lo leggeremo invece, se non sbaglio, a luglio con il mio gruppo di lettura. Il fiume che lo devo invece ancora leggere, anche questo l'avevo recuperato se non sbaglio in scambio. Un litro di lacrime è un libro molto commovente, il titolo non mente, è il diario di questa ragazza che quando inizia a scrivere ha 14 anni e scopre di avere una malattia degenerativa che le condizionerà moltissimo la sua vita e pian piano la vediamo diventare sempre meno indipendente. E qua raccoglie le sue impressioni, quindi è una testimonianza molto preziosa, però anche una lettura abbastanza forte. Per Le strade di Tokyo lo devo ancora leggere. La voce delle stelle invece è stata per me una grandissima delusione. È il romanzo tratto dal cortometraggio di Makoto Shinkai, e io di questo cortometraggio avevo letto un altro adattamento manga, che già quello non mi aveva entusiasmata, ma questo proprio non mi è piaciuto. Libro che ho cercato in lungo e in largo, Strane avventure di Sherlock Holmes in Giappone, ma lo devo ancora leggere. Shame on me. Oh, qua passiamo poi a Matsumoto Seicho, un autore giapponese che probabilmente molti di voi conosceranno, scrive principalmente gialli noir. Dei suoi io ho Come sabbia tra le dita, che adesso penso abbia un'edizione diversa da questa, comunque è uno dei miei preferiti assieme a Tokyo Express, mentre La ragazza del Kyushu non mi ha fatto impazzire, penso che sia quello che ho apprezzato meno dei suoi. L'ultimo suo che ho letto è Il passo di Amagi, questo libricino minuscolo, mini racconto giallo, misterioso, veramente molto carino. Cinque donne amorose lo devo invece ancora leggere, anche questo se non sbaglio l'avevo recuperato all'usato. Così come avevo recuperato usati in inglese questi due libri, per fortuna adesso c'è la traduzione italiana, perché penso che questo autore sia molto molto interessante, è un altro punto secondo me di partenza se volete conoscere meglio la letteratura contemporanea giapponese, in particolare se vi piacciono le letture. Non dico thriller, però leggermente cupe. Pareite è stato tradotto con Appartamento 401, lo trovate nella promozione Feltrinelli, due libri a 9,90€, molto bello. La prima cosa che ho pensato leggendo questo libro è stato: questo è Terrace House se fosse realistico e leggermente inquietante, mentre Villain è stato tradotto con L'uomo che voleva uccidermi. Tutti e due presentano una bella critica sociale. Questo lo devo ancora leggere, l'avevo recuperato al libraccio non so quanti anni fa, dovrebbe essere anche questo un thriller di un autore francese però ambientato appunto in Giappone. Questo in realtà mi dimentico sempre di spostarlo, dovrei tenerlo da un'altra parte perché rientra nella categoria saggi, in particolare questo dedicato al fumetto giapponese per ragazze. Il figlio della fortuna di Tsushima Yuko lo devo ancora leggere. Così come Il mondo dei fiori e dei salici e Io sono un gatto, libro che in realtà avevo provato a iniziare un po' di volte ma non sono mai riuscita ad andare avanti. Anche questo libro ha una sorta di storia, perché il gatto un giorno mi ha versato dell'acqua sopra e sono riuscita a salvare abbastanza bene il libro, devo dire, però ho avuto un colpo al cuore perché avevo faticato tanto a trovare una copia delle Quattro casalinghe di Tokyo, mi si è veramente spezzato il cuore. Questo è un altro di quei libri che viene classificato sotto thriller ma è un pelino di più secondo me, al pari ad esempio di Parade o Villain.
Molto molto bello come romanzo, al centro delle donne, la loro rivalsa, un po' di, anche in questo caso, intrighi, complotti, diciamo così. E la stessa autrice avevo trovato tipo, boh, quanto l'ho pagato? 3,73 €, Una storia crudele. Molto molto curiosa di leggerlo. L'anulare di Yokogawa, altro titolo che consiglio sempre se si è alla ricerca di una lettura breve ma intensa o comunque diciamo significativa. Se vi piacciono i romanzi gialli, date un occhio invece a Yoko Mizu. La sua serie sul Detective Kindaichi secondo me è molto molto carina, in particolare il Detective Kindaichi e la locanda del gatto nero mi sono piaciuti tanto, un po' meno Fragranze di morte perché raccoglie due storie, quindi è più breve, c'è meno spazio per indagare e approfondire un po' le dinamiche. Oh, siamo arrivati un po' a questa colonna che era in realtà una volta totalmente dedicata a Banana Yoshimoto, adesso c'è qualche intruso qua in cima, sempre della collana che era uscita con il Corriere della Sera. Sono libri che devo ancora leggere: Un'estate con la strega dell'Ovest, La cicala dell'ottavo giorno e Il paese dei suicidi. Per quanto riguarda Banana Yoshimoto, ho innanzitutto questo mini saggio dedicato alla sua letteratura, ai temi a lei cari. Giorgio Mitrano, come vi dicevo, ha tradotto diversi suoi libri ed è amico proprio, se non sbaglio, di Banana Yoshimoto. Comunque ha un certo rapporto con l'autrice e in questo libro ne parla un po', molto interessante se vi piace appunto come autrice. No, c'è anche un altro intruso. Un altro intruso, La via del guerriero. Per il resto questi sono tutti libri di Banana Yoshimoto, non sto a tirarveli fuori tutti, magari ve ne consiglio qualcuno di quelli che ho letto. Innanzitutto il libro da cui partire per me è e forse rimarrà sempre Kitchen, il primo libro che l'autrice ha scritto ed è anche il mio preferito per adesso, insomma. È una storia che parla di famiglia in senso allargato, che parla di lutto, di perdita, tutti i temi che comunque ricorrono molto spesso nei suoi libri, e quindi se volete conoscere Banana Yoshimoto partite da qui. Oppure da Presagio Triste, Il coperchio del mare, che sono altri due miei preferiti suoi, così come Il lago. Alcuni suoi invece che non mi hanno fatto impazzire sono ad esempio Il corpo sa tutto, e Ceneici invece mi era piaciuto, Il dolce domani carino, così come Le sorelle Dunguri e Sul letto di fiori sono, se non sbaglio, gli ultimi tre pubblicati qua in Italia, non mi sono dispiaciuti affatto. High and Dry, primo amore, invece non mi aveva fatto impazzire. Interessante anche Lucertola, che è una raccolta di storie, però non fra i miei preferiti. Gli altri invece mi sa che li devo ancora leggere tutti. Ah no, anche Amrita lo avevo letto, molti mi avete detto essere il vostro preferito, capisco perché, e come potete facilmente vedere è tipo il più lungo che lei abbia mai scritto, però l'ho trovato un po' confusionario, non è riuscito a conquistarmi. Qui abbiamo in realtà un angolino molto random, perché sono quei libri che non stavano nei due scaffali principali e per adesso ho ritagliato questo piccolo spazio. Innanzitutto dedicato al Giappone c'è Kotodama, questa fanzine di cui recentemente è stato pubblicato anche il cartaceo, che raccoglie tutti i numeri usciti per adesso. Io ho partecipato a questo progetto con una rubrica dedicata al manga. Di un autore italiano ambientato però in Giappone è Le due morti del signor Mihara, che come si può intuire si tratta di un giallo thriller. Qua poi avevo recuperato durante il Book Pride Favole e leggende del Giappone e Favole del Giappone. Li devo ancora leggere, però sono veramente molto molto carini. Il tempo delle tartarughe è una raccolta di racconti di un'autrice italiana. Alcuni racconti sono ambientati però in Giappone, per questo è finito qua in mezzo. Nel complesso non la mia lettura preferita, però è abbastanza piacevole da leggere. Lo stretto sentiero del profondo nord di Basho, il mio primo approccio all'autore, carino, ma per me nulla diciamo di speciale, forse mi aspettavo qualcosa di diverso. Il giardino delle parole di Makoto Shinkai, anche questo è un romanzo tratto dal mediometraggio, lo devo però ancora leggere. Lei e il suo gatto invece, sempre Makoto Shinkai, mi è piaciuto, molto carino, sono quattro, se non sbaglio, racconti che hanno al centro l'uomo e i gatti. E poi abbiamo Antologia della poesia giapponese, l'avevo iniziato a sfogliare un po' di tempo fa e mi sembra veramente molto molto ben fatto. Oltre ad esserci magari alcune poesie, viene proprio raccontato come
si è sviluppata la poesia in un certo periodo. Questo è infatti il primo volume, Dai canti antichi allo splendore della poesia di Corta, e vengono spiegate non soltanto le figure, lo stile, ma proprio anche i temi. Ultimo angolino, questo è il mobiletto che ho in corridoio, in cui ho a vista dei libri anche belli da vedere o da sfogliare dedicati al Giappone. Questo era stato un regalo, ma devo ammettere non l'ho ancora letto, però ha delle illustrazioni veramente molto molto carine. Non penso abbiano bisogno di presentazioni questi libri dell'Ippocampo, anche di questi vi ho parlato già abbastanza, Spiriti e creature del Giappone e Storie di fantasmi del Giappone, sono delle edizioni illustrate da Benjamin Lacombe su dei racconti di Lafcadio Hearn, di cui vi ricordo leggeremo assieme Ombre giapponesi. Botteghe di Tokyo l'ho prestato momentaneamente a mia mamma, ma qua ho Notti di Tokyo di Mateusz Urbanowicz. Questo forse mi è piaciuto quasi di più di Botteghe di Tokyo, raccoglie delle illustrazioni fatte dall'autore e poi a fianco viene spiegato non soltanto il soggetto ma anche la tecnica utilizzata. Alla fine di questo volume c'è anche un'intervista chiacchierata fra Makoto Shinkai e Urbanowicz. Bellissimi, sempre di Ippocampo, anche questi libri che non so nemmeno come mostrarvi. In sostanza questo si apre a fisarmonica e raccoglie appunto tutte le vedute del Monte Fuji, poi c'è un libretto a parte in cui sono indicate appunto le vedute, ci sono i vari dettagli. Fatto nello stesso modo ho anche Le stagioni di Hiroshige. Ho poi Passenger Giappone, una sorta di rivista, reportage, raccoglie delle interviste, degli articoli in generale sul Giappone, e può essere anche questo un ottimo punto di partenza magari per avere un'infarinatura generale sul paese se vi incuriosisce. E poi mi era stata regalata questa vera e propria, diciamo, guida per viaggiare in Giappone. Peccato che ancora non si possa, però sicuramente mi tornerà utile per approfondire o segnarmi magari dei posti da visitare, eccetera. Enciclopedia dei mostri giapponesi penso che parli da sé, è veramente strutturata come un'enciclopedia e in ordine alfabetico vengono presentati tutti i vari mostri. Prima o poi recupererò anche il volume dedicato agli spiriti. The Book of Tea è una lettura breve sulla cerimonia del tè. Anche questo libricino, Tokyo, è strutturato a modi... C'è il termine tecnico per questo tipo di libro, ma non mi viene in questo momento, a fisarmonica, e sono delle impressioni tipo taccuino di viaggio dell'autore. In realtà purtroppo non racconta secondo me tanto. Infine il libro più piccolo che posseggo, Demoni. Questo ancora lo devo leggere, però è veramente troppo carino il formato. Mi era stato inviato da un editore assieme a una box, insomma, con altri titoli, altre cose che erano uscite in collaborazione con Kotodama. Io spero di cuore che vi sia piaciuto questo mini tour della libreria e soprattutto spero che vi possa essere utile. Ho cercato di concentrarmi maggiormente sui libri che ho già letto e su quelli che vi consiglio di leggere, anche se non avete ancora mai letto nulla riguardante il Giappone, se siete curiosi o vorreste approfondire, quindi spero di essere riuscita in questo intento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace l'idea del bookshelf tour così un po' diviso per parti e soprattutto quale prossimo angolino della libreria vorreste vedere su questi schermi. Di nuovo spero di avervi tenuto un po' di compagnia, spero che questo video possa esservi stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!